Vi riporta nel mondo vanilla ufficiale il vostro caro Odaka. E cosa facciamo oggi? Continuiamo, finiamo il palco che stavamo costruendo prima. No, quel video è durato 11 minuti. Ora per fare i tagli, per montarlo tutto a voglia, cioè, mamma mia. Fare con dopo inizierò. No, non è vero, non è vero. Intanto l'ho mandato al mio amico, quindi fa che no, sul serio, non lo monto più io. Stavo dicendo cavolate, scusate. Comunque, allora, salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio mondo vanilla ufficiale. Come stavate vedendo, stiamo costruendo un palcoscenico alto di due blocchi, così almeno qualcuno può fare così. Che bello! Poi se volete vi invito a giocare, basta che mi lasciate il vostro nome di Minecraft. Ok, andiamo avanti. Oggi, oltre a costruire il palco, avevo intenzione di preparare questo posto per l'estate. Vedete, c'è la neve, quindi in estate qua è un'ottima cosa, perché fa caldo in estate, si suda e quindi si viene qua e si sta belli freschi. Come il dito, belli freschi che sta. Io l'estate la odio, un odio puro verso l'estate. Voi non sapete. Già sono assetato per tutto l'inverno. In estate mi finisco 500 bottiglie d'acqua in un secondo, cioè, per dire. Quindi in estate non mi mettete mai l'acqua davanti, perché sennò, beh, cioè, la bottiglia in un secondo è già finita. Poi, aiò! Una volta sono andata a mia nonna, c'era una bottiglia di coca o di... Era coca o acqua? Boh, non... era Sprite, ecco, nessuna delle due era. Era Sprite, me la sono finita tutta, pure se era casata peggio della Coca-Cola, che poi nella Coca-Cola c'è la cocaina. Quali sono altri fatti? Va bene, è come se ci è come se ci droghiamo ogni santo giorno. Beh, per me sì. Sì, perché io la bevo in estate, la bevo ogni santo giorno la coca. Ecco perché in estate sono tanto grasso. Però diciamo che in estate la maggior parte dell'estate sto sempre a dieta. Invece in inverno è... Perché in estate stanno poche cioccolate, la cioccolata si vede per poche volte. Invece in inverno cioccolata calda, il latte caldo la mattina con i biscotti. Panino con la Nutella, poi le feste, e quindi c'è il compleanno mio, l'onomastico mio, che facciamo sempre la torta, pure il mio compleanno. Poi il compleanno di mia zia, che è il 24 dicembre, quindi è il giorno di Natale, e a Natale mangiamo i panzerotti. Sì, perché mettiamo pure, cioè, davanti alla capanna, praticamente. La nostra festa è questa. Davanti alla capanna ci sono 3.560.000 bambinelli. Se volete venire a casa di mia nonna a festeggiarlo, c'è una processione, dura un'ora la processione. Perché noi facciamo una processione di bambinelli. Noi siamo i mille, perché sono troppi. Siamo i mille perché sono mille. Ecco, questa è la chiesa dove siamo prese. Vabbè, continuiamo. Allora, praticamente, cosa vi dovevo dire? Sì, allora, in questo mondo l'unica cosa che ha fatto quella bella persona, per non dire parola, quello scrianzato di Lilio, è solamente questo. Che poi assolutamente sì. Comunque, ehi Lilio, senti, se mi stai ascoltando, non ti ho toccato il vetro comunque, perché... Sai che io gioco ogni pomeriggio a questo mondo, e quindi mi porto sempre avanti. E il tuo vetro non l'ha toccato nessuno. Cioè, poi si vede che mi sono portato avanti di tanto, eh. Mi sbalordisco anch'io di sto coso. Vabbè, però se fosse più... Se
grande, tipo... Poi più in là scaverò tutto qua. Fino qua. Scaverò tutto, tutto, tutto. Poi... Poi non so se ve l'ho fatta vedere la mia stanza di dove sta tutto. La mia stanza dove sta tutto. Comunque oggi andremo in per... Ecco qua è la stanza, io la chiamo la stanza del tutto. Perché c'ho tutto. Ok, allora andiamo a lasciare la mia armatura di ferro all'armostand in casa mia. E ci dirigiamo nel Nether prendendo le TNT che ho farmato in questi giorni. Perché sì, mi sono messo in survival, nel senso quella con i mob. E ne ho fatti tutti. Comunque, se vedete il buco, quello davanti alla statua del mio Among Us, del mio pizio tizio, quello l'ha fatto Lilio. Ecco, ecco cosa fa Lilio. Allora, lasciamo quello che non ci serve. Poi Lilio mi ha detto che vuole incantare le sue cose, però non abbiamo né le librerie né qualcosa per incantare. Quindi io penso che ci sarà un video, sempre oggi, dedicato a che dobbiamo andare dentro la miniera, ecco. Ok, prendiamoci le cose che ci servono. L'acciaio. Comunque... In molti miei amici, perché nei commenti non mi scrive mai nessuno, iniziate a scrivere i commenti, per piacere. Okay. Visto che molti mi... Ah, ho 26 blocchi di diamante, non me ne sono mai accorto. Ok, possiamo farci anche questo, però ci mi serve... Ehi, la madosca! Non voglio dire però... la madosca... Per non dire la Madonna che... Ah, penso che si può dire, vabbè. Quanti diamanti però che abbiamo, vabbè. Tanto non lo faccio entrare più Lilio qua dentro. Ecco, l'ho detto. Allora, le TNT dove stanno? Quelle di TNT! Che bel modo per censurare le parolacce, mamma mia raga, Che bel modo. Che poi Lilio appena entra potrebbe andare a rubare tutto il diamante che sta dentro il Vaticano. Lo arrestiamo, lo arresto. Ecco. Perché non mi esce la mano? Si è buggato. No. Non mi esce la mano. No. È buggato. Comunque, in molti, sempre dei miei amici, mi hanno chiesto di mettere i cuori e il cibo giù, vicino ai livelli. Ci stavo pensando, ma non so come si fa. Questo è il fatto. Ci stavo pensando, ma non so come si fa. Qua sono le TNT. 6 diamanti, addirittura, mamma mia. Gozio. Allora siamo a posto. Beh, vabbè, poi andiamo un'altra volta nel Nether. Ne avrò finite tutte? Ora ci serve una freccia di questo per finire. E nel prossimo video andremo lì. Nel frattempo ci creiamo un coso per impantare. Che sta qui dentro il negozio. Certe cose del negozio le ho prese tutte dalla creative, perché secondo voi cioè tutti sti blocchi tranne quelli del Nether, quelli là l'ho presi veramente, pure questi blocchi di non avete capito, vedete questo qua l'ho preso dalla creative, perché comunque vi chiedo scusa, perché non dovevo usare la creative nel mio mondo, quindi vi chiedo scusa. Però, allora, scendiamo giù e andiamo a preparare la stanza tutta di librerie.
poi la ricoprirò bene bene con i libri. Allora, dobbiamo scavare. Ecco, da qui inizia il nostro... come si chiama? Il tutorial su come fare una libreria molto bella. E siamo già a 10 minuti, quindi datemi un attimo che poi ve la faccio vedere. Non è proprio venuta bene. Servono le librerie ai lati, però secondo me per ora sta andando bene. Qua sotto sono le librerie. Vado a prendere le altre e ci segniamo dopo. Vabbè, io secondo me è potente questa libreria per ora. Io direi di già inciantare qualcosa e poi salutarci ad un prossimo video. Quindi inciantiamo il nostro piccone. Perché parlo così adesso? Non lo so, aiutatemi. Ho gli occhi stanchi, non ce la faccio più, aiutatemi. Sono più stressato di un caimano incazzato. Questa parola non la dovevo dire. Indovinate chi... Anche io non so dire le parole. E poi, vabbè, allora, mettiamo qua sotto questo e qua. Il nostro epicone e la nostra pala. Bella, ok. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. E da Oda che è tutto. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao raga.